Buonasera, benvenuti per questo incontro dedicato alla presentazione del libro del professor Rolando Anni, Storia della Resistenza Bresciana, 1943-1945, da pochi giorni uscito per i tipi della Morcetiana. L'incontro, per la ricorrenza al 60° della Resistenza del 25 aprile, è organizzato dalla Università Popolare Lunardi, che ha promosso questa ricerca grazie all'iniziativa del professor Gianenrico Manzoni, presidente, dal Comune di Brescia, qui rappresentato dal suo sindaco, che sarà anche relatore, il professor Paolo Corsini, che ringraziamo particolarmente per aver accettato l'impegno in questa giornata particolare per lui molto impegnativa, la CCDC, i Padri della Pace, la Fondazione ASM, che ha aiutato la ricerca promossa dal professor Gianenrico Manzoni con la Lunardi, e dal Giornale di Brescia. Ringrazio particolarmente la partecipazione al Giornale di Brescia perché un mese fa, circa 15 giorni fa, il Giornale di Brescia ha promosso la diffusione di un'edizione speciale di questo libro e per la sensibilità del suo direttore Giambattista Lanzani e del nuovo direttore Giacomo Scanzi, questo libro è stato diffuso ampiamente grazie in edicolo e grazie appunto al Giornale di Brescia. A presentare il libro, accanto al professor Corsini, vi sarà il professor Guido Formigoni, ordinario di storia contemporanea allo IULM di Milano, nonché redattore della rivista Il Mulino, molto attento quindi ai problemi della contemporaneità ed è uno dei maggiori storici dell'età contemporanea dell'ultima generazione in Italia. E ringraziamo perché ha accettato l'invito. Visto l'ora, darei subito la parola al professor Paolo Corsini. Sì, io anzitutto sono molto grato di questo invito e quindi un saluto particolare e affettuoso ai Padri della Pace che oggi ci ospitano. Non funziona? Mi pare di sì, sono io che non lo so usare, probabilmente il dottor Ferliga. Dicevo un ringraziamento ai Padri della Pace e un plauso all'editrice Morcelliana, al Giornale di Brescia, all'Università Popolare Astolfo Lunardi, alla Fondazione SM, a quanti, insomma, CCDC, hanno voluto questa pubblicazione. Perché mi fa molto piacere partecipare alla presentazione del volume di Rolando Anni e peraltro un cordiale benvenuto nella nostra città al professor Guido Formigoni che da tempo non vedevo. E sono molteplici le ragioni che mi hanno indotto ad accogliere con animo grato questo invito e a leggere l'opera di Rolando Anni che è dedicata appunto ad una ricostruzione complessiva delle vicende e del significato della resistenza in terra bresciana. Innanzitutto credo si sentisse la mancanza di un'opera di insieme, di sintesi. Monsignor Antonio Fappani molti anni fa si era già impegnato in una ricostruzione complessiva della resistenza bresciana, ma tutti conosciamo la minuzia, la perizia, la passione di Don Antonio, ma la sua è stata un'opera assolutamente pionieristica che non poteva utilizzare soprattutto l'ampio spettro di fonti e soprattutto servirsi, come dire, fare agio sul dibattito che attorno alla resistenza poi è venuto sviluppandosi. E quindi, benché quell'opera costituisca, a mio avviso, un riferimento ancora oggi del tutto ineludibile, perché è ricchissima di notizie, di dati, perché utilizza delle fonti che mantengono un loro significato, comunque io credo si sentiva l'esigenza di un disegno complessivo che, tenendo conto delle nuove consapevolezze metodologiche, delle acquisizioni storiografiche e, diciamo così, della coscienza che è venuta sviluppandosi attorno a questi problemi, offrisse una lettura complessiva e di sintesi. Peraltro io conosco Rolando da molti anni, siamo stati anche colleghi quando anch'io insegnavo alla scuola superiore
e conosco la fatica diuturna che l'autore ha sempre ha visto l'autore impegnarsi presso l'Istituto Storico della Resistenza Bresciana, accanto al compianto, e credo che sia oggi l'occasione per mandare un pensiero riconoscente all'opera del professor Dario Morelli. E peraltro c'è un ulteriore supporto al quale Rolando appunto ricorre. La possibilità per lui di allargare il campo dell'indagine dalla semplice, diciamo così, ricostruzione delle sequenze evenemenziali e delle vicende comprese fra la fine del 43 e la liberazione, di allargare il suo sguardo anche grazie alle ricerche monografiche, agli studi che in precedenza aveva condotto. Difatti voglio ricordare i molti e rigorosi e puntuali saggi che erano apparsi sull'organo dell'Istituto La Resistenza Bresciana, compresi quelli di stampo nettamente metodologico, come nel caso della sua disamina dell'apporto delle fonti orali o della stampa, il fatto che Rolando si fosse già impegnato nella ristampa del periodico Il Ribelle con un saggio peraltro assai pertinente e documentato, la sua partecipazione a quel progetto di ricerca che portava il titolo I gesti e i sentimenti e che allargava in modo quasi pionieristico lo sguardo al contributo delle donne e alla vicenda, diciamo così, delle donne nell'ambito della lotta resistenziale e di liberazione. Ancora, quella sua ricostruzione d'insieme, forse la prima compiuta che a me risulti, dedicata alla Brigata Perlasca, quindi in sostanza il fatto che l'autore abbia alle spalle una ricerca condotta per molti anni con affondi, diciamo così, saggistici ed interpretativi su molti aspetti del tema appunto che gli è stato assegnato e che meritoriamente appunto si è assunto. Ora, quindi, siamo in presenza di uno studioso che non ha mai smesso di occuparsi attivamente del tema, di ricercare nuovi documenti, di elaborare inedite analisi, sino a questo nuovo volume. Un volume che innanzitutto ai miei occhi ha il pregio di presentare con linguaggio ed un'articolazione dei piani di lettura accessibile a tutti, un linguaggio molto piano, molto discorsivo, molto comprensibile, ma non per questo, come dire, superficiale, di presentare un quadro completo, una sintesi delle vicende di una stagione che vede Brescia assurgere ad un ruolo, secondo me, di straordinario rilievo nell'intero panorama nazionale, soprattutto dell'Italia del Nord. Perché adesso, senza voler togliere nulla a nessuno, ma il fenomeno resistenziale è soprattutto per numero di persone che vi aderiscono, per la portata dei programmi politici che vengono elaborati, per il contributo alla liberazione del paese, è soprattutto un fenomeno dell'Italia del Nord. Dicevo che si sentiva peraltro la mancanza di una sintesi compiuta, perché noi disponevamo già di ricerche dedicate ora alle singole brigate, penso agli studi sulla 122esima Brigata Garibaldi o sulla 7ª Matteotti. Disponevamo, grazie alle ricerche che vengono condotte presso la Fondazione Micheletti, presso la Fondazione della Civiltà Bresciana e l'Università Cattolica, la ricostruzione di dolorosi e non obliati eccidi di civili, e questo tema della ferretezza delle Brigate Nere e dei tedeschi sui civili è uno dei temi cruciali della storiografia più recente, penso agli studi di Pezzino o di Lutz Klinkhammer. C'era memoria di battaglie, di scontri armati che hanno costruito una sorta di epopea, dal Sonclino al Mortirolo, da Provaglio Valsabbia a Bedizzole, da Rodengo Saiano a Monno, episodi che vedono, sangue sparso di caduti, di martiri, di testimoni. Erano stati condotti affondi su alcune aree del territorio provinciale o su singole comunità, ma dopo lo studio di Don Antonio, dopo la sintesi di Don Antonio, il contributo di Anni mi pare
rappresenti per il lettore che è appassionato di questi temi, ma anche e soprattutto per lo studioso, una base di partenza che suppongo d'ora in poi sarà del tutto imprescindibile. Ora, chi scorre i titoli dei capitoli coglie con immediatezza le innovazioni che Rolando Anni ha saputo apportare, secondo i più avvertiti modelli della storiografia contemporanea. Quindi non una semplice disposizione cronologica, con fatti ed accadimenti in rapida sequenza, quanto piuttosto l'esplorazione di ambiti che spaziano dall'analisi del fascismo e della guerra, al formarsi delle prime bande armate, dalla vita quotidiana delle città e delle comunità locali, al rapporto fra fascismo e occupanti tedeschi, sino al ruolo della stampa clandestina, delle staffette partigiane, l'esame di quella zona che taluni studiosi forse impropriamente definiscono una zona grigia, e ancora il tema del controverso rapporto fra montanari partigiani, campagne partigiani, e soprattutto il tema cruciale che costituisce un interrogativo radicale ancora nell'oggi, il tema cruciale della violenza. Citolo dal titolo stesso del capitolo, della violenza contro i partigiani e, questo è il titolo di un paragrafo, della violenza dei partigiani. E questo è un tema cruciale, se è vero che la resistenza può essere assunta, come dire, a paradigma del giudizio che diamo dell'intera storia repubblicana. E se è vero che la resistenza, in quanto luogo nel quale si afferma una moralità dei comportamenti e delle prospettive, non è soltanto iscritta sull'orizzonte del passato del nostro paese, ma rappresenta, diciamo così, il crogiolo delle esperienze alle quali si può fare riferimento, io credo, ma questa è una convinzione anche di Rolando, che non casualmente cita un bellissimo passaggio di un saggio di Pietro Scoppola, che si interroga sul rapporto tra resistenza, storia d'Italia repubblicana, Costituzione, futuro del nostro Paese. Ora, soprattutto, Anni dimostra di ben sapere che se è vero che la storiografia resistenziale non può astrarre il proprio lavoro di scavo scientifico dalle elaborazioni che in questi 60 anni ne hanno fatto un crocevia di riflessioni ideologiche e politiche in relazione all'esistenza della Repubblica, si deve però verificare l'importanza del fattore territoriale, accertare la reale dinamica degli accadimenti a secondo delle caratteristiche locali, mettere in analisi il rapporto fra le diverse resistenze in una sempre più esatta definizione del recupero della memoria, non soltanto del ricordo di una generazione che, ahimè, è destinata, ahimè, a consumarsi biograficamente, biologicamente, ma della memoria pubblica, che tuttora resta per molti versi una memoria divisa. E può anche essere giusto, io qui vorrei lanciare una provocazione, può anche essere giusto per certi versi che sia una memoria divisa o una memoria disputata, visto che qualcuno sostiene che è possibile trovare una conciliazione nell'oggi perché sarebbe finita quella cosiddetta prima repubblica che è scaturita dalla lotta resistenziale. Ora, come noto, a Brescia la resistenza nasce da un vasto retroterra, preceduta da un lungo lavoro di preparazione silenziosa, tanto sul piano politico, quanto sul piano della cultura, quanto sul piano dell'apporto che la stessa spiritualità di impronta religiosa può dare alla formazione della coscienza resistenziale e partigiana. E da qui la disponibilità di tanti giovani, questa è un'ulteriore caratteristica che mi pare distingua la resistenza bresciana da altre resistenze, perché nella resistenza confluiscono sostanzialmente due generazioni, o più generazioni. La generazione dei vecchi antifascisti della prima ora, di coloro che sono stati al confino all'esilio e poi riprendono la battaglia contro il fascismo, ma soprattutto, io ricordo di aver assistito a una memorabile lezione del professor Perrini sull'autobiografia dei giovani che attraversano il fascismo e dei giovani invece che arrivano alla resistenza quando hanno 15, 16, 17 anni.
Una delle caratteristiche è che nella resistenza bresciana c'è una fortissima presenza di giovani, disposti ad assumersi una consapevolezza, all'indomani dell'armistizio, i rischi e le responsabilità che la scelta partigiana comportava. Qui peraltro emerge un ulteriore criterio di giudizio e secondo me di valore, in ordine al problema della conciliazione nazionale e della condivisione della memoria. Io credo, e assumo evidentemente la responsabilità di quel che sostengo, che noi oggi possiamo nutrire, soprattutto noi, la mia generazione, che è la generazione di mezzo, a maggior ragione i giovani, un sentimento di cristiana pietà o di laica commiserazione nei confronti dei morti, di quei morti anche giovanissimi, che si trovano di fronte ad un valico rispetto al quale, scrive Calvino, bastava un soffio, un impennamento dell'anima per essere da una parte o dall'altra. Ma credo che dal lavoro di anni, perché non esiste una storiografia seria che non abbia una mozione civile, che non abbia un'impronta morale, proprio dal lavoro di anni mi pare che emerga che fermo deve restare il criterio di giudizio che giudica le vite. E le vite furono spese, furono consumate, furono in taluni casi dissipate per motivazioni assolutamente inconciliabili, contrastanti e diverse. E quando dico che la resistenza bresciana viene da lontano e che porta dentro di sé il crisma tipico di una forte impronta spirituale e religiosa, questo deriva anche dal fatto, e Anni introduce il suo libro con un capitolo dedicato allo sviluppo del fascismo dal 19 fino all'entrata in guerra, dal fatto che il fascismo bresciano, che anch'io ho studiato a lungo quando avevo il tempo di andare in archivio, di leggere le fonti, di misurarmi con gli esiti della storiografia, è un fascismo a fortissima impronta anticristiana, antireligiosa, pagana e, come dire, ghibellina, pagana, neopagana, anticlericale. Chi ricorda, chi non ricorda, tra le persone più anziane o chi non ricorda, tra chi ha studiato queste vicende, le polemiche di un Giarratana contro padre Bevilacqua. Chi non ricorda il fatto che Mario Bendiscioli pubblica da Morcelliana dei libri in cui mette in guardia contro le connotazioni neopagane, io credo che conoscesse benissimo anche il fascismo bresciano. Chi non ricorda le sfide di Turati al mondo cattolico, chi non ricorda la devastazione del giornale Il Cittadino. Quindi c'è un fascismo profondamente anticlericale, anticristiano, composto per lo più di homines novi, che provengono talora dalle file del liberalismo anticlericale e anticattolico e che provengono talora invece dal mondo delle professioni, che hanno supporti in alcuni ambienti, diciamo così, del mondo industriale e soprattutto della proprietà agraria, il massimalismo dei ceti medi di cui parla Emilio Gentile. Questo è stato il fascismo bresciano. E di contro ad un fascismo bresciano, siccome la resistenza è anzitutto, io credo, il frutto di una straordinaria insorgenza morale, di una scelta di civiltà, non poteva non essere che così. Soprattutto in una terra come la nostra, nelle quali il movimento cattolico, tanto di matrice intransigente quanto di matrice liberale, ha una fortissima tradizione e può contare su personalità che lasciano un'impronta non solo nella storia locale, ma nell'intera storia nazionale. Cioè personaggi che assurgono un ruolo preminente nella vita nazionale del paese. Questo per quanto riguarda gli antichi, vecchi esponenti del popolarismo, sia per quanto riguarda quelle personalità che educano ad una coscienza critica, padre Bevilacqua per la sua statura su tutti. Ora, una resistenza ancora, e basterebbe leggere gli articoli del Ribelle, che è frequentemente citato, il periodico più diffuso in larga parte del nord Italia, una resistenza che presenta molte anime. Non mancano i duri contrasti tra le Fiamme Verdi e le Brigate Matteotti e le formazioni garibaldine, come peraltro non hanno rinunciato a mettere in luce qualche anno fa gli studi certamente discutibili, ma vedo molto accreditati, di due storici bresciani come Santo Peli e Mimmo Franzinelli, autori in queste ultime stagioni di nuove ricerche che hanno registrato importanti consensi nazionali. Vedo Guido che nell'ultimo libro di Sergio Luzzatto sulla crisi dell'antifascismo si scrive addirittura che il libro di Santo Peli, recentemente pubblicato dai Naudi, sarebbe il libro più importante dell'ultima stagione di ricerche sulla resistenza. Ma una resistenza che, anche quando ricorre alle armi, e qui è uno dei nodi cruciali dell'interpretazione di Rolando, parte da una profonda motivazione morale e religiosa.
non soltanto morale. Questo credo appartenga allo status della coscienza di tutti i partigiani. In questo caso la moralità, che è, diciamo così, una dimensione anche laica, si tinge, si declina sulla base di una fortissima spinta di tipo religioso. La stessa che spinge Teresio Olivelli a scrivere sul secondo numero del periodico delle Fiamme Verdi. Ribelli, così ci chiamiamo, così siamo, così ci vogliamo. Perché non ci sono liberatori, ma solo uomini che si liberano. Lottiamo perché sentiamo di essere l'esercito reale della nazione e della umanità. Qui sarebbe interessante ricostruire le fasi della formazione della cultura civica e politica di Olivelli, il tema della nazione. Però il riferimento all'umanità, alla dignità, quindi violenza fascista e violenza contro i fascisti. E Rolando Anni supera con coraggio in questa sede un radicato pregiudizio, racchiuso nell'idea che una delle ragioni della scarsa memoria da parte del mondo cattolico nei confronti della Resistenza, perché anche noi cattolici portiamo, secondo me, una responsabilità nel fatto che qualcuno ormai tende a confinare come una sorta di archeologia del cuore, tutta al più la Resistenza, la vicenda resistenziale, consistesse anche nella difficoltà di elaborare la violenza che l'ha accompagnata. Questo è un tema, per esempio, che ha molto investito la discussione sul libro di Claudio Pavone, no? Una guerra civile, saggio sulla moralità della Resistenza. Perché non c'è dubbio che se si parla di guerra civile si sollevano dei problemi categoriali non indifferenti, soprattutto per un cattolico, perché per un cattolico guerra civile rimanda subito all'archetipo biblico del conflitto tra i primogenitori, tra Caino e Abele. E viceversa Anni affronta la questione con lucidità, analizzando i temi delle torture, degli interrogatori violenti, del carcere duro, delle rappresaglie. Ma pure da parte del mondo partigiano, della lotta armata scrive che non poteva avvenire senza una lacerazione interiore, una giusta e necessaria reazione. E cioè il ricorso estremo all'uso delle armi come prefigurazione di una società futura, di un'Italia libera in cui l'uso delle armi fosse definitivamente, radicalmente bandito come strumento di regolazione dei conflitti della vita associata o dei contrasti a livello internazionale. Anni naturalmente dà una sostanza al suo libro non incontrandosi soltanto con le questioni cruciali dell'interpretazione che rimanda a temi morali radicali. Ma conta anche i partigiani, che in terra bresciana erano forse meno di 5.000, così lui calcola. Un numero certamente importante ma non sbarolditivo, sicuramente inferiore forse rispetto a quello di analoghe realtà. La resistenza armata però a Brescia è stata compiuta, la resistenza militante, poi verremo rapidamente all'altro, diciamo così, versante che può comunque essere collocato dentro la dimensione resistenziale, da persone che poggiavano su un retroterra sociale assai ampio. Le armi erano la punta di un iceberg, l'elemento più evidente di un processo molto più ampio, caratterizzato da una partecipazione che, secondo me, ha assunto un ruolo altrettanto significativo. E tra le grandi figure della resistenza locale non armata, ma anche questa è resistenza. Io ho letto una testimonianza di Padre Cittadini qualche tempo fa, qualche settimana fa, sul giornale di Brescia, per dire del terreno che sto evocando. Per esempio ricorda Don Carlo Manziana, deportato a Dachau, perché il suo oratorio dei Padri Filippini della Pace, la presentazione di questo libro, non poteva che essere qui, era considerato, cito da documenti fascisti, cito tra virgolette, un covo di resistenze e di propaganda contro la guerra. La pace esercita una deleteria influenza tra i giovani e li conduce, attraverso un sottile e abile propaganda, a pensare e a ragionare contro le organizzazioni e le direttive del regime. Un covo pericoloso, e questo posso testimoniarlo anch'io perché ho visto tantissimi documenti, sia l'archivio di Stato di Brescia che l'archivio centrale dello Stato, pericoloso per l'attività di padre Giulio Bevilacqua e dei suoi confratelli, a lungo perseguitato durante la dittatura, e prezioso aiuto come guida morale, insomma, questo oratorio della pace del movimento partigiano.
Quindi religiosi e cattolici non militanti, nel senso che non vanno in montagna, non abbracciano le armi, ma che rappresentano una quota significativa dell'antifascismo bresciano, come pure quello rappresentato dalle ragazze staffetta lungo i sentieri della città o della montagna. E poi, io credo, è da annoverare, e Rolando inserisce in appositi paragrafi, in appositi capitoli, anche questa dimensione, perché anche qui c'è stata per molti versi una sorta di messa tra parentesi o di smemoratezza, cui per fortuna oggi si sta rimediando, tutto quel mondo che si impegna nel sostegno, nella solidarietà, nel nascondimento degli ebrei, fino ad arrivare ai deportati, agli internati, insomma a tutti gli oppositori. Io non parlerei di una zona grigia, parlerei di una zona nobile, nel senso che a questo aggettivo vanno dentro questa categoria, insomma, vanno inseriti gli internati, i deportati, i renitenti, i disobbedienti a vario titolo all'autorità repubblichina, nonché i civili che conducono una resistenza passiva e aiutano i soldati italiani sbandati, i prigionieri tedeschi, gli americani fuggiaschi, gli ebrei ricercati o sfollati di ogni tipo. Quindi la resistenza in realtà viene in questo libro assumendo una dimensione, certo il numero dei combattenti, dei militanti è un numero non particolarmente sbalorditivo, ripeto, ma la dimensione, diciamo così, della vasta gamma, di una gamma molto plurima, molto articolata, che presenta moltissime sfaccettature di coloro che sostengono, supportano, creano l'habitat dentro il quale il partigiano appunto può muoversi, ecco, questo è un affondo che Anni conduce, credo, con molto rigore e che ci consente di ampliare la nostra prospettiva. E poi naturalmente nel libro non possono non campeggiare, diciamo così, i martiri, i testimoni. Io non credo che Rolando Anni aderisca ad una visione eroistica della storia, ma non c'è dubbio che le vicende storiche possono subire accelerazioni o frenate, possono caricarsi di significati più pregnanti o meno a secondo della presenza delle personalità di rilievo. Che dire per esempio di un Andrea Tedeschi che finirà la sua vita a Gusen, in campo di concentramento, pienamente e a pieno titolo membro della Resistenza, o la scelta di Astolfo Lunardi, un artigiano, perché è interessante anche dalla lettura che Anni fa la possibilità di vedere l'estrazione sociale, il grado di formazione, il tipo di professione, che subito dopo l'8 settembre crea e sviluppa una forza armata nella città, sino quando all'inizio del 1944 viene torturato e fucilato. Ancora, dicevo, un ampio capitolo dedicato, un contributo significativo di riflessione è dedicato alla partecipazione delle donne. Qui ricordo, Rolando, che il compianto Don Molinari, in quel libro, no? Brescia Cattolica contro il fascismo, aveva fatto scrivere ai suoi studenti, che poi si erano laureati con lui, una serie di contributi sulla presenza delle donne, anche delle donne in carcere, quindi la versione civile della resistenza, associata più forse alla dimensione affettiva e alla spontaneità del dono della donna che è madre, che è moglie, più che non forse alla militanza politica, che comunque non è da escludere in talune esperienze. E quindi credo che soprattutto questo tema, l'adesione delle donne alla resistenza, che è stata spesso un'adesione forse pre-politica, non per questo apolitica, istintiva, quasi gratuita, ma pagata duramente, sebbene il 28% delle donne staffette patriote, come si legge nel volume, ha conosciuto il carcere, l'umiliazione del ricatto e della violenza. E anche questo va messo a carico delle responsabilità di chi ha portato l'Italia in guerra. E per di più donne alle quali poco è stato riconosciuto. E che, direi, hanno saputo più di altri, forse nelle giornate successive alla liberazione, proporre la distinzione, cito sempre dal volume, fra uomini e idee, fra l'esigenza della giustizia e della pietà, fra il rischio di diventare come coloro che si erano combattuti e restare se stessi fino in fondo. Infine, ancora due o tre osservazioni. Anni analizza nel dettaglio, pur senza dimenticare il contributo fornito da altre forze,
soprattutto l'attività e la mobilitazione del mondo cattolico e soprattutto slargando il proprio orizzonte a quella dimensione del mondo cattolico che si sviluppa al di fuori della Resistenza, ma che ha creato quel tessuto di solidarietà, il contributo della popolazione ai partigiani, per esempio, che fra il 43 e il 45 ha svolto un ruolo decisivo, anche se talvolta indiretto, nella lotta resistenziale. E infine, non c'è dubbio che qualsiasi libro importante, qualsiasi libro serio, non si limita a raccontare. Ma qualsiasi libro importante, io credo che questo libro di Rolando sia un libro importante, si pone un problema e offre la chiave di interpretazione appunto di un problema. Ora, il problema fondamentale della Resistenza è che è sostanzialmente, lo dicevo all'inizio, come la collochiamo. Si parla in Italia tanto di una seconda Repubblica, qualcuno addirittura parla di una terza. Ma chi si assume l'onere, la responsabilità di queste prospettazioni, io credo debba portare una responsabilità e un dovere. Dove ricolloca la Resistenza nella storia d'Italia? E che rapporto ci sarebbe tra la Resistenza, così come Anni ce la configura, e questa seconda Repubblica o questa terza Repubblica? Mi pare che se coloro che sostengono la necessità di dar vita ad una seconda e una terza Repubblica fossero coerenti, dovrebbero avere il coraggio, e purtroppo qualcuno ce l'ha, di dire che la Resistenza non trova più nessuna collocazione, che semplicemente è una sorta di tutt'al più archeologia della memoria o del cuore. Io dico subito, e assumo la responsabilità di quel che dico, che se qualcuno ipotizza di dar vita ad una seconda o una terza Repubblica che prescinda dalla Resistenza, io mi dichiarerei immediatamente apolide di questo Stato, di questo eventuale Stato. Perché il vero problema che Anni pone e che risolve, e lo risolve citando le parole di un grande maestro, che è appunto Pietro Scoppola, perché così si conclude il volume, con una lunga citazione di un saggio importante di Pietro Scoppola, che prende come punto di riferimento l'Assemblea Costituente. E l'Assemblea Costituente serve ad Anni a due scopi, ad Anni e a Scoppola. Innanzitutto, per mettere in luce la continuità dell'elaborazione culturale nel vivo, nel fuoco della lotta resistenziale, tra gli assunti che maturano nel corso della lotta di liberazione e il testo costituzionale. E questo vale soprattutto per il contributo dei cattolici democratici, così come per altre matrici ed altre componenti storiche. Ma l'altro elemento che Anni mette come conclusione, insomma, di questa sua riflessione critica, ma allo stesso tempo sapienziale, è che l'esempio più alto, cito, di quella capacità di esprimere valori ed esigenze nelle singole situazioni storiche, in forme compatibili con altre tradizioni culturali, così da allargare il consenso e dunque la resistenza come il momento nel quale si ampliano le basi della legittimazione etica politica dello Stato, non soltanto un allargamento sociale dei ceti che contribuiscono alla costruzione dello Stato, ma il fondamento della legittimazione etico-politica scaturisce da questa convergenza di valori, da questa straordinaria tensione morale che è, questo è il senso della conclusione dell'autore, l'eredità più rilevante della Resistenza intesa nel suo significato più profondo e comprensivo. Perché, questa è la lezione, su queste basi si è fondata la democrazia che abbiamo vissuto in questi anni e su queste basi non potrà che fondarsi la democrazia che vivremo noi e le nuove generazioni. Grazie al professor Paolo Corsini che non solo ha dato una lettura attenta e analitica del testo, ma prima da storico e alla fine da politico ne ha messo in evidenza l'attualità più che mai stringente. Ma do subito la parola al professor Formigoni. Prego. Grazie. Grazie a Ilario, grazie agli organizzatori. Devo dire che sono molto contento di poter partecipare a questo incontro. Quando Ilario me lo chiese un po' di tempo fa, gli dissi subito un sì molto convinto, perché l'occasione mi sembrava importante e interessante.
Devo anche dire che dopo il contributo di Paolo Corsini io sono in difficoltà, perché sostanzialmente non solo sono sostanzialmente d'accordo su tutto quello che ha detto, ma lui ha dimostrato, l'amico Paolo ha dimostrato ancora una volta che appunto non è solo un sindaco apprezzato anche fuori dai confini di Brescia, che è venuto per fare un saluto di occasione, ma si è dimostrato storico di razza, è entrato nel merito delle questioni e mi sembra che le abbia affrontate in modo molto lucido e molto convincente. Per cui non avrei che da dichiararmi d'accordo con lui, sostanzialmente. Ma aggiungo solo alcune altre poche osservazioni che si che ricalcheranno appunto in gran parte quanto già Paolo ci ha portato alla nostra attenzione, perché effettivamente penso che sia giusto partire da questo discorso del libro che stiamo presentando nella sua caratteristica di libro di sintesi, di libro di sintesi ben scritto, scorrevole, diciamo non troppo ponderoso, che è anche una di quelle caratteristiche che i libri li fa apprezzare, perché altrimenti, come dire, non solo i giovani oggi fanno fatica a leggere, ma un po' tutti credo siamo in difficoltà di fronte ai tomi troppo ponderosi e eruditi. Quindi un libro scorrevole, leggibile, che rivela una mano sicura appunto legata agli studi precedenti dell'autore, legata alla capacità di utilizzare quello che già esisteva di bibliografia consistente sulla storia della resistenza bresciana, perché diciamo io non sono un esperto nel senso di uno studioso dettagliato di questa vicenda della resistenza nei suoi dettagli, ma ho l'impressione, così a spanne, che la resistenza bresciana sia una delle più studiate in Italia rispetto a molti altri ambienti locali, ha conosciuto appunto contributi importanti che già Paolo ricordava prima. C'è stata un'accumulazione di fonti, di documenti, di testimonianze, e quindi tutto ciò, insomma, viene filtrato e riproposto all'interno di questa bella ricostruzione. Per cui, in questo senso, è un libro efficace, è un libro che ha una vena divulgativa molto, mi pare, molto riuscita. Ed è anche ricco di alcuni aspetti di testimonianza in presa diretta, su cui tornerò fra un attimo, perché mi sembra abbiano un valore pedagogico molto, molto rilevante. Certo, dal libro emerge, viene confermato, credo, quello che fu il carattere particolare della resistenza bresciana, l'originalità di questa esperienza. Non c'è un elemento comparativo approfondito che probabilmente avrebbe appesantito troppo il volume, ma sullo sfondo chi abbia un minimo di altri riferimenti legge questo elemento sicuramente. Una resistenza certamente pluralista, composita, no? In cui ci sono stati tanti filoni e tanti contributi e tante organizzazioni. E in questo senso mi permetto di dire, mi pare da non esperto appunto di storia locale bresciana, che si è anche presentato con grande equilibrio il rapporto tra le diverse organizzazioni, cioè non c'è una né rivendicazionismo né sottovalutazione di quelli che erano anche le divergenze reali. Forse anche in questo senso siamo ormai su un terreno più maturo rispetto a qualche anno fa, quando ogni stormir di fronde storiografiche sulla resistenza si traduceva anche in una sorta di polemica: chi ha contribuito di più, chi ha portato più combattenti, chi è stato più prudente. In fondo, appunto, nella consapevolezza matura che i conflitti e le impostazioni diverse c'erano, il contributo complessivo delle varie realtà, dei vari ambienti, delle varie formazioni mi sembra che emerga in modo molto equilibrato. Però certamente emerge anche questa
Questo rilevante retroterra locale di una parte consistente della resistenza, delle Fiamme Verdi in particolare, che è appunto la tradizione ecclesiale bresciana e di questo cattolicesimo radicato nella società, in cui appunto di cui sono con efficacia e con sicurezza tracciati gli elementi particolari, significativi, che in parte sono quelli del cattolicesimo dell'epoca, non sono poi così originali dal punto di vista del quadro italiano, questo approccio al tema del regime e poi della occupazione tedesca e della guerra prevalentemente in termini morali e non in termini di un'elaborata presa di posizione politica. Non c'era un antifascismo politicizzato e storicamente avvertito e consapevole, ma c'era questa soprattutto elemento di una, appunto, la ribellione morale che traspare dalle pagine del grande foglio Il Ribelle. E questo elemento è senz'altro significativo, ma va però, per essere compreso con precisione, credo, collocato in un altro anche angolatura, che è l'angolatura secondo cui la presenza di questo immediato, di questa immediata coscienza morale, di questo senso di generazioni, di gruppi, di ambienti, e appunto l'ambiente in cui ci troviamo in questo senso non è casuale, questo senso, dicevo, comune, morale, funzionava e si esprimeva poi in termini di scelte convinte nei momenti critici della storia del nostro paese, se aveva anche, come dire, l'orientamento di un'elite consapevole. E questo probabilmente è uno degli elementi che, su cui l'originalità bresciana è molto marcata. Io penso che rispetto ad altre zone bianche, se così le vogliamo chiamare, di questo paese, la presenza di alcune forti elite intellettuali e spirituali del cattolicesimo bresciano ha contribuito a far sì che al momento delle decisioni questo afflato morale poi prendesse una direzione concreta e anche responsabile, anche molto efficace dal punto di vista storico. Questo non accadde ovunque, bisogna dire. Quindi questa è un'originalità marcata di questo ambiente che vale la pena e che mi pare emerge con grande chiarezza dalle pagine del volume. A me piace sempre citare, perché l'ho incontrato un po' di anni fa studiando modo molto settoriale il discorso del rapporto tra l'educazione religiosa e la vicenda resistenziale, questo testo che anni fa Dario Morelli pubblicò definendo il manifesto della resistenza bresciana, questo memoriale di padre Luigi Rinaldini, che tentativo di motivare la scelta di chiedere appunto alle autorità ecclesiastiche la possibilità di impegnare sacerdoti come cappellani delle formazioni partigiane, da una parte metteva in luce i caratteri positivi della scelta responsabile per la militanza partigiana e dall'altra invitava a far sì che l'approccio appunto religioso e spirituale a questa esperienza fosse tale da salvarne gli elementi moralmente più positivi, no? E quindi da farne in un certo senso un grande percorso educativo. Il cappellano delle formazioni partigiane aveva questo compito, che era appunto il compito di un orientamento, di una guida interiore tale da far sì che di fronte ai dilemmi profondi che la vicenda della lotta di liberazione poneva, si valorizzasse il meglio in qualche modo. Ecco, il memoriale credo che resti uno dei momenti effettivamente più lucidi e più alti di questa prospettiva, che è insieme pedagogica e politica rispetto a una generazione che si trova di fronte a scelte così drammatiche e impegnative. Quindi questa originalità viene confermata e arricchita da questa sintesi, e questa originalità però viene poi raccontata anche con la lucida consapevolezza di alcune attenzioni nuove che appunto qualche anno fa erano meno consuete,
qui le cose che ha detto Paolo sono già esaustive, io non ci ritorno che per cenni, appunto il tema della presenza femminile, il tema del rapporto tra formazioni partigiane e popolazioni civili, dove anch'io penso che effettivamente è ora di superare questa immagine della cosiddetta zona grigia, per una visione che da una parte è molto più mossa, cioè giustamente si dice nel libro il rapporto fu un rapporto spesso dialettico, un rapporto che cambiò nel tempo, un rapporto che era sottoposto anche a dei passaggi che non erano affatto garantiti in precedenza, perché la vicenda della ogni guerra è una vicenda drammatica che può portare anche a svolte improvvise o a scelte non sempre preconfezionate e tenute con una astratta coerenza. C'è quella bella citazione di una testimonianza nel libro dove si parla di un contadino che incontra un gruppo di partigiani dispersi e piangendo, io non sono capace di leggere il dialetto bresciano, mi guardo bene, ma la citazione in dialetto è molto efficace, dice: maledetto il giorno in cui vi ho incontrato, perché vi voglio troppo bene. E quindi poi li sfama e li nutre, no? Cioè, questo è il crinale difficile poi, no? Che passa tra la recriminazione per le difficoltà di una scelta e la disponibilità a sostenere appunto questo percorso. E quindi appunto la miriade di esperienze che viene coinvolta in questa che è sicuramente un'esperienza di minoranze, ma è un'esperienza di minoranze che è, come già autorevoli storici hanno sostenuto alcuni anni fa, la più grande esperienza di minoranze che la storia del nostro paese ha conosciuto probabilmente, e quindi con questa anche ricchezza di contesto in cui appunto tutti gli elementi di presenza non armata, di aiuto ai perseguitati eccetera, erano vere e proprie scelte di partecipazione, erano scelte di prendere campo, non erano scelte di prendere parte, non erano scelte di attesa, di prudenza, di distacco, erano veramente un prendere parte alla contesa dalla parte che si sentiva moralmente più giusta e coerente. E l'altro aspetto appunto di innovazione sono queste pagine già citate sul tema della violenza, che non appiattiscono appunto le diverse violenze, perché è molto, come dire, fuorviante il discorso della considerazione della guerra civile come una specie di appiattimento di diverse prospettive in nome di una considerazione della, diciamo, parità delle forme di violenza. Le forme di violenza non furono affatto da mettere sullo stesso piano, non lo erano allora, in termini, diciamo, intrinseci, prima ancora che come un giudizio che possiamo dare oggi a posteriori, no? Perché erano motivate diversamente, perché erano in qualche caso legate a una strategia cinica e crudele nei rapporti con la popolazione e in qualche caso legate invece a una sofferta vicenda interiore di discussione e di crisi anche nell'uso della violenza. Era una consapevolezza che una certa violenza era solo una risposta, era solo una esigenza di contrapporsi a un male precedente, esistente e radicalmente drammatico come quello dell'occupazione e della ripresa del regime. Per cui questo non mettere sullo stesso piano non nasconde che però appunto il problema della violenza è un problema delicato, difficile per coloro che si trovarono di fronte a queste scelte e che fu vissuto appunto con questa drammaticità. E in questo senso anche il carattere particolare di cui dicevamo prima della resistenza bresciana porta a un approccio al tema che è un approccio tipico, originale, in cui appunto qualche tempo fa qualche osservatore poteva vedere un elemento di prudenza, un elemento di attendismo, fu anche detto, di rifiuto, di radicalizzazione dello scontro, ma in cui oggi, a distanza di tempo e con occhi forse un pochino più pacati, vediamo proprio il tentativo di
diciamo, non rifiutare la scelta estrema della contrapposizione violenta, ma di mantenere in un certo modo, anche dopo aver fatto questa chiara scelta di campo, lo scontro entro binari di umanità e di preoccupazione per gli equilibri complessivi del paese, che non tutti appunto avevano e che alcune parti della resistenza invece coltivavano come un impegno molto forte. Questi elementi fanno parte certamente di una visione ricca e originale, nuova insomma, come prospettiva metodologica del tema della lotta di liberazione nella sua accezione più ampia. Devo dire che, essendo appunto stato invitato anche come osservatore un po' esterno all'ambiente e agli studi che sono sintetizzati così bene nel volume, mi permetto anche di porre un interrogativo, una domanda che non è tanto una critica, ma è un'osservazione che probabilmente potrebbe essere, come dire, potrebbe portare a un ulteriore arricchimento di questo filone di ricerca. Forse, leggendo con interesse e profitto queste pagine, l'esigenza di un completamento che le pagine mi hanno posto va nella direzione di un forse rapporto più esplicito con la dimensione politica del movimento resistenziale. Certo, c'è sullo sfondo, c'è l'elaborazione del CLN, ci sono i vari passaggi cruciali, ecco, ma il percorso della ricostruzione delle forze politiche, del rapporto tra la lotta di liberazione e quel tanto di transizione politica che doveva portare poi alla creazione delle varie componenti dei comitati di liberazione a livello locale, a livello provinciale e poi a livello più generale, sta un po' sullo sfondo nel libro, e forse una sua ripresa maggiore e un intreccio maggiore con le vicende narrate avrebbero potuto portare a un completamento, a un arricchimento ulteriore, ma è un capitolo che probabilmente può essere aggiunto con ulteriori approfondimenti della ricerca. Questo serve anche per dare un piccolo assist al nostro autore, che credo adesso ascolteremo, e chiudo quindi questo breve intervento proprio riconfermando il piacere e quindi il ringraziamento, il piacere della lettura e quindi il ringraziamento all'autore per aver scritto questo libro. Grazie. Grazie al professor Formigoni. Prima di chiudere diamo naturalmente la parola, se vuole, alla professora Anni, e in chiusura io darei la parola, siamo alla pace, a questo luogo per eccellenza della resistenza, darei la parola a padre Giulio Cittadini, lui stesso resistente in Piemonte nelle Brigate Garibaldi, erede dalla grande tradizione spirituale e culturale della pace. E quindi prima il professor Anni e dopo padre Cittadini e chiudiamo la serata. Ringrazio innanzitutto per quello che è stato detto. Vorrei fare solo due brevi osservazioni. La prima, che riguarda le modalità con cui è stato pensato questo libro, la seconda che riguarda invece le possibili sviluppi. Le modalità. Questo libro è stato scritto tenendo presente il pubblico a cui doveva essere indirizzato, ed era prevalentemente un pubblico, diciamo così, indifferenziato, interessato a questi problemi, e soprattutto abbiamo pensato agli studenti. È per questo che c'è un gran numero di documenti, perché possono essere utilizzati nei modi più diversi nella scuola. Questo gran numero di documenti che vengono inseriti costituiscono quasi una sorta di antologia alla quale far riferimento. Ci sono comunque tutti i riferimenti bibliografici che permettono di approfondire e di allargare. E questa era la prima osservazione. La seconda
riguarda quanto è stato detto. È un libro ovviamente di sintesi, è un libro che non esaurisce i problemi. Se così mi posso permettere di dire, potrei riprendere quanto ha detto Santopelli della Resistenza nazionale, cioè che oramai è impossibile scrivere una storia della Resistenza nazionale, e io dico anche locale bresciana, da parte di una sola persona. Bisogna arrivare a un lavoro d'equipe. Stiamo adesso in università controllando tutti i documenti dell'archivio, dell'ex archivio dell'Istituto Storico della Resistenza. Mi rendo conto che sta emergendo una complessità enorme, una ricchezza di testimonianze che direi aprono nuove prospettive. Si diceva prima del CLN, abbiamo trovato non ancora catalogati, si può dire, io credo tutti a un primo sguardo, tutte le relazioni del CLN di ogni paese che riguarda sia il periodo precedente sia soprattutto il periodo immediatamente posteriore alla conclusione della Resistenza, che mi sembra un argomento di grandissimo rilievo. Stiamo vedendo, a proposito di quella che è stata, e io preferisco definirla rispetto a zona grigia, resistenza civile, senza armi di fronte a Hitler, come diceva nel suo testo Semlin. Stiamo vedendo nell'ambito della resistenza civile una ricchezza enorme. Ad esempio, sto guardando in questo periodo tutte le testimonianze di sacerdoti, sono decine e decine che analizzano momento per momento, giorno per giorno, la storia della loro parrocchia, gli avvenimenti che sono accaduti. Quindi si apre uno spazio enorme che credo una persona non possa studiare. Io penso che l'archivio, che adesso si chiama Archivio Storico della Resistenza Bresciana dell'Età Contemporanea, una volta ricontrollato, perché è già ordinato, Dario Morelli l'ha ordinato benissimo e quindi non c'è bisogno di dire altro, c'è bisogno soltanto di controllare, vedere, risistemare i documenti, cercare di conservarli, apra delle prospettive molto importanti anche nella direzione di cui parlava il professore. Penso che possa bastare così. Grazie. Grazie. Padre Giulio Cittadini. Mi rubo qualche minuto, ma per una considerazione anche molto concreta, che non vuol suonare minimamente come critica al libro. Ogni lavoro scientifico si autolimita e sta all'interno di questi limiti. Il limite accennato il sindaco all'inizio della sua bellissima riflessione, quando dice che il libro parla della resistenza in terra bresciana. Io vorrei appena che l'autore poco fa ha detto che possibili sviluppi, forse potrei suggerire un capitolo da aggiungere, però certamente molto difficile da portare avanti, che sarebbe dedicato ai bresciani che non sono caduti in terra bresciana ma altrove, e sono numerosissimi. Personalmente ne ho conosciuti ben tre che erano con me in Val d'Ayas nel settembre del 44. Posso fare i nomi: Mario, dunque Claudio Zucca e Mario Signorini, non so se non esiste particolare. Di nome di battaglia erano Califfo e Sceriffo, che sono caduti, fatti prigionieri, poi fucilati a Torino per una azione rischiosa a cui si erano offerti volontari, cioè di recuperare certi documenti che erano rimasti indietro in Chalon-Saint-Anselme durante una puntata tedesca. Sono tornati indietro per prendere questi documenti e sono stati catturati, fucilati il mese dopo a Torino. E così anche Coccoli, di
nome pigro di battaglia, che è uscito per un'azione che sembrava normale di pattugliamento, ma non è più tornato. Ma ce ne sono altri moltissimi, per esempio Vittorio Grasso, Luigi Rota, che furono catturati durante tentativo di diserzione armata e fucilati per questo crimine di guerra, certamente molto grave, insomma. E qui si esige una breve spiegazione. La mia classe, 24, ma ero studente, è stata chiamata alle armi dalla Repubblica Sociale Italiana. Abbiamo organizzato una forte renitenza alla leva che è durata circa 3 mesi. Alla fine, alla scadenza di una certa data, era l'8 marzo, si combinava la fucilazione sui due piedi, ci siamo consegnati, ma penso tutti col proposito dentro di accettare e subire l'addestramento, ma di passare poi, nel momento opportuno, dalla parte che ritenevamo giusta. Tutte le discussioni che si fanno sulla resistenza, vorrebbe sempre tenere fermo questo punto. La resistenza è stata una resistenza contro il nazifascismo. Civile, non civile, so. Quelli che hanno subito l'addestramento, alla fine sono stati mandati in Germania a continuare l'addestramento e messi nelle due divisioni Littoria e Monterosa. La Littoria ha preso posizione proprio in Val d'Aosta, quando io ero già colpevole di diserzione e trovandomi in una particolare formazione di artiglieria semovente, non so, al forte di Bart, ho preso un'opportunità, l'operazione mi è riuscita. Per altri invece non è stato così. Io penso che, per esempio, Vittorio Grasso, di cui abbiamo la fotografia, e anche Luigi Rota, e non solo loro, avendo fatto questo tentativo di passaggio a quella che ritenevano la parte giusta del conflitto, siano da considerarsi dei resistenti bresciani, anche se non sono caduti in terra bresciana. Non parliamo poi di quelli che sono morti nei campi di sterminio. Il fratello di Emiliano Rinaldini, Federico, troppo dimenticato, è morto a Mauthausen nell'aprile 1945, nello stesso campo presso poco in cui era morto qualche mese prima Andrea Trebeschi e così via, tanti altri, Petterini. Ora questo capitolo allargherebbe certamente di molto questo spazio della resistenza bresciana che si è espressa non in terra bresciana ma partendo da questa terra e partendo da ciò che Brescia aveva messo nella mente e nel cuore di questi giovani. Vorrei dire anche una brevissima osservazione su quello che ha detto il professor Guido Formigoni. Non penso che sia appena Brescia che abbia avuto questa caratteristica di una resistenza che parte da una convinzione religiosa. Nella brigata in cui mi sono trovato, passando dall'una all'altra, nell'ottobre del 44, era 76esima, il 25 luglio di quell'anno era caduto in Val di Gressonei un giovane di Ivrea, Gino Pistoni, di nome battaglia Ginas, di cui avete forse sentito parlare, anche quella veniva dall'Azione Cattolica, ed ecco il famoso Ginas che prima di morire dissanguato, colpito da una scheggia di mortaio,
in Val di Gressonei, prende, le aveva tagliato la vena femorale, prende un rametto, era in un bosco, e su un sacchetto bianco del pane, col proprio sangue, scrive testualmente: offro mia vita per Azione Cattolica Italia, viva Cristo Re. Quindi anche altrove c'erano questi resistenti, non mi piace molto il termine partigiano, preferisco ribelle, ci siamo ribellati in una situazione iniqua. Partigiano può suonare anche uno che tiene ingiustamente una parte che non dovrebbe tenere. Anche altrove, volevo dire, in una nota sul giornale di Brescia qualche tempo fa, ho fatto il parallelo fra questo Gino Pistoni e Emiliano Rinaldini, in cui è uscito la testimonianza alla scuola ancora col titolo Il sigillo del sangue, perché anche in quel caso il sangue di Emiliano Rinaldini, fucilato a Belprato, aveva, non so come dire, un'imitazione di Cristo che portava sul suo petto. Due giovani di distanti geograficamente l'uno all'altro, ma che lottavano nello stesso periodo per gli stessi motivi morali e religiosi, come è stato giustamente osservato. Ringrazio Anni se potrà aggiungere questo capitolo in una seconda, o terza, o quarta, o decima, o ventesima edizione. Me le auguro tutte, saremo molto grati. Nel ringraziare Padre Cittadini per questa testimonianza, io vorrei solo fare questa piccola conclusione. Le vere presentazioni hanno senso quando non tanto celebrano ciò che si presenta, ma aprono prospettive di ricerca. Io credo che questa sera si siano aperte prospettive di ricerca, sia nella relazione del professor Paolo Corsini, che ringrazio, del professor Formigoni, che ringrazio, e di Padre Cittadini. E quindi mi auguro che, non l'anno prossimo perché è troppo presto, ma tra qualche anno ci potremo ritrovare qui e magari una vera e completa storia della resistenza bresciana, come auspicava il professor Anni, a più voci. È un augurio, è un auspicio. Grazie. Un po' di pubblicità, scendendo, se qualcuno ha ancora un po' di tempo, è aperta quella mostra che abbiamo preparato sui cappellani, padri della pace, cappellani nella guerra.